Mettiamo il caso che io sia uscito a fare delle fotografie, che non abbia guardato l'orologio e che il tempo sia volato. Non mi va di tornare col buio perché questa zona non la conosco molto bene e rischio di fare Gigi la trottola in mezzo al bosco. Quindi ho deciso di fermarmi per la notte, anche se non sono molto attrezzato. Voglio approfittare di questa situazione per parlarvi del bivacco di fortuna. Che cos'è? E alcuni consigli per affrontarlo al meglio basati sulla mia esperienza. Un bivacco di fortuna non è altro che un campeggio non preventivato, mettiamola così. È un pernottamento in un ambiente naturale isolato che si effettua o per ragioni di sicurezza, come in questo caso è pericoloso camminare col buio, quindi mi fermo, oppure in situazioni di emergenza o addirittura di sopravvivenza. Ad esempio, subisco un infortunio. Non sono più in grado di andare avanti da solo, quindi devo bivaccare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. La differenza tra campeggio e bivacco di fortuna sta proprio nella pianificazione. In un caso parto già con l'intenzione di pernottare e quindi sarò anche adeguatamente attrezzato, nell'altro caso no. Quando si è costretti a passare la notte fuori, non avendo a disposizione attrezzatura da campeggio, il pericolo principale è il freddo e questo perché la notte le temperature si abbassano e stando fermi il nostro corpo si raffredda. Se poi ci mettiamo anche delle condizioni meteorologiche avverse, c'è il rischio concreto di andare in ipotermia. La prima difesa contro il freddo è rappresentata dal rifugio, che serve a proteggervi dalla pioggia e dal vento e a creare un ambiente circoscritto all'interno del quale la temperatura risulti più alta di quella esterna. È possibile costruire un rifugio con tronchi e frasche, ma non è proprio la cosa più semplice e veloce del mondo. Per questo è consigliabile avere sempre con sé nello zaino un tarp. Il tarp non è altro che un telo di plastica con degli occhielli che in pochi minuti può essere trasformato in un rifugio. Chiaramente bisogna saperlo montare, non mi addentro nella questione perché vorrei fare un discorso di carattere generale. Esistono decine di configurazioni, io vi consiglio di scegliere quella che vi piace di più o quelle che vi piacciono di più e poi provarle e riprovarle fino allo sfinimento perché dovete essere in grado di farle ad occhi chiusi nel caso ne abbiate bisogno. Prima di allestire un rifugio è buona norma guardarsi intorno per assicurarsi che il posto non presenti pericoli immediati. In questo caso mi sono assicurato che non ci fossero rami o alberi morti nelle vicinanze. Tolta la protezione dagli agenti atmosferici, il passo successivo è restare caldi. Qui tutti partono a cannone con il fuoco, guardate invece che cosa faccio io. Prima ancora
di mettermi a trafficare per cercare di creare una fonte di calore esterna, cerco di tenermi stretto il calore che è naturalmente prodotto dal mio corpo. In altre parole, indosso una giacca, la metto sotto a quella che già indosso. Io ho provato tutte le tipologie di giacche, tutte le soluzioni esistenti sul mercato e posso dirvi che a parità di peso nulla vi tiene più caldi della piuma d'oca. Sono giacche che costano, ma valgono tutti i soldi spesi, perché con pesi e ingombri minimi vi garantiscono una protezione eccellente dal freddo. Per stare tranquilli dal punto di vista etico basta acquistare da aziende certificate, ormai ce ne sono parecchie. In alternativa alla giacca potete optare per un sacco a pelo che vi offre una protezione dalla testa fino ai piedi. Io ad esempio porto molto spesso il Lightline 300 di Cumulus, che ha una temperatura comfort di 4 gradi. Come vedete occupa un volume molto ridotto, questa qui è già una sacca grande, volendo si comprime molto più di così. Pesa 600 grammi, è un oggetto che posso pensare di portarmi anche in un'escursione giornaliera insieme al telo come dotazione di emergenza. Evitate di sdraiarvi se non disponete di un adeguato isolamento. Considerate che più superficie del vostro corpo mettete a contatto con il terreno freddo, maggiore sarà la quantità di calore che disperderete. Io ho con me questa pelle che di solito utilizzo per mettermi seduto. Isola molto bene, ma non è abbastanza grande per tutto il corpo, quindi la utilizzerò per la protezione del busto. I piedi invece li infilo dentro lo zaino. Ecco, in questo modo dovrei riuscire a passare la notte in maniera accettabile. Ragazzi, vi ricordo che ho aperto un nuovo canale interamente dedicato al bushcraft e che presto caricherò il primo video. Ora ho bisogno di tutto il vostro supporto, quindi andate subito ad iscrivervi, che mi fa molto piacere. Trovate il link qui sotto in descrizione. Non dico che il fuoco non sia importante, dico solo di lasciarlo come ultima spiaggia o comunque come integrazione agli oggetti e ai metodi già visti. Questo per vari motivi. Innanzitutto non è detto che il fuoco riusciate ad accenderlo anche avendo un accendino in tasca. Poi dovete considerare che il fuoco una volta acceso va anche mantenuto. Questo significa che vi servirà una buona quantità di legna e non è detto che abbiate il tempo o la possibilità di procurarvela, o magari la legna la trovate, però è legna di scarsa qualità che sprigiona poco calore e si consuma in fretta. Una bevanda calda ha il doppio vantaggio
di riscaldarvi e di idratarvi, quindi se riuscite a prepararvela in una situazione come questa siete a cavallo. Ragazzi, spero che questa chiacchierata sul bivacco di fortuna vi sia piaciuta. Mi rendo conto che il discorso è stato abbastanza veloce. Se avete delle domande scrivetemele nei commenti che vi rispondo volentieri. Un saluto e ci vediamo ad un prossimo video.